il secondo posto del torneo femminile. Noel Freeman al servizio, 2-1 il punteggio. Palla in diagonale lunga, Liz Pagano chiude il punto numero 7 per il team statunitense, 7-3 adesso il punteggio, primo set vi ricordo. Noel Freeman a servire. Servizio lungo, out, punto alle due italiane, 4-9 adesso il punteggio. Va Natalia Crimi, Pagano a servire, Liz to serve. Si va al cambio di campo, il punteggio è di 4-3, secondo set. Sei pari adesso, altro contrasto a rete vinto dalle due statunitensi, sei pari. E dato è riniziato questo secondo set. 14-8 il punteggio di questo secondo set, va a servire Elizabeth Pagano. Elisa Folco con l'aiuto della rete, 9-14 il punteggio, secondo set. Crimi to serve. Ancora un punto per le due italiane, quello numero 11 adesso, 11-14. Elisa Folco con le nocche più rapida dell'avversaria, chiude il punto numero 13, 13-15, si va al cambio di campo. Elisabeth Pagano trova lo spazio giusto per questa parallela vincente. Incredibile questo scambio, applauso alle quattro atlete in campo, alla fine il punto è Italia, il punto numero 15-17, davvero gran bello scambio fra le quattro atlete in campo in questo momento, non ci stanno a perdere le due italiane. Si va al cambio di campo, 17-18 adesso il punteggio di questo secondo set, si fa davvero vincente questo match che vale il gradino più alto del podio del torneo femminile. Match point USA. Annullato il match point dalle due italiane. Elisa Folco, sacche rapido, così come dicono in Brasile, punto diretto in battuta, punto numero 19-20, annullato un altro match point, ancora Elisa Folco. Unbelievable, incredibile, annullato un altro match point, 20 pari, si va ai vantaggi. Thank you.
E alla fine palla a rete, punto numero 21 per i due statunitensi, 21-20, match point. Elisa Folco, punto numero 21, 21 pari, ancora vantaggi. In prima intenzione Elisabeth Pagano, chiude il punto numero 22, 22-21, ancora match point. E becca la riga che delimita il campo, 23-21 e 2-7-0 si aggiudicano l'incontro. E il gradino più alto del podio di Lugano, della nona tappa WBF. Le due statunitensi, Elisabeth Pagano, Noel Freeman. Signore e signori, diamo il nostro benvenuto a Mister Giuliano Vieira. Signore e signori, diamo il nostro benvenuto a Mattias Giacco Tonini. Signore e signori, welcome to Yuri Petrasch. Signore e signori, ladies and gentlemen, please welcome to Said Sasa Soikan. La prima palla della finale. A rete il servizio. Di forza, passa. E tenta una diagonale forte ma va out. Punto Bedracci. Punto numero 14, 14-7, adesso sì, si va al cambio di campo e timeout tecnico da 60 secondi. Palla a scavalcare, vincente, cross vincente. Attacco buono, vincente per il punto numero 18 e due brasiliani, 18-9. Di forza trova il corridoio della parallela per chiudere il punto numero 19. Giuliano Vieira, 19-9. Bedrac gioca sulle mani del muro avversario conquistando il punto numero 10 per il suo team, 10-19. Said. Bella palla a scavalcare questo Giuliano Vieira che trova il corridoio giusto per chiudere il punto numero 4, 4-3, si va al cambio di campo. Mattias.
incredibile azione, cosa ha fatto Mattias in difesa, cosa non ha preso, incredibile. Aggiorniamo le punteggi intanto in questo secondo set della gran finale del torneo maschile 9-6, anzi 6-9 il punteggio. Rimane a terra incredulo Mattias. Said, 14-15. Parallela, vincente, Mattias, chiude il punto numero 19, 19-16. Altissimo Mattias, chiude il punto numero 20, 20-16, match point. Resta sul naso della rete questo attacco di Said Soykan, 21-16 e 2-7-0 si aggiudicano questo incontro. È il gradino più alto del podio di questa tappa WWF, i due brasiliani Giuliano Vieira e Mattias Gioco Tonini al terzo posto del torneo femminile di questa tappa, nona tappa WWF. Si sono classificate Giuliana Farkas e Claudia Pavisic, cioè Bolivia e Romania. La coppia prima classificata di questa tappa, la nona del circuito mondiale WWF, sono ancora loro, sono i brasiliani Vieira, Giuliano Vieira e Mattias Gioco Tonini. Ecco l'abbraccio sportivo di due vincitori a tutti gli altri componenti, giocatori e arbitri. Eccolo qua, aiutato anche, eh.